tutta la gente che si vede all'interno della stanza è appunto, ha avuto un grosso impatto culturale nella nostra società, quindi non è effettivamente così debole come si pensa. Dovrebbero venire tutte le persone che non hanno una chiara idea di come funziona veramente il mercato oggi, di come tutto ciò con cui interagiamo riesce a influenzarci e a massificarci. Questa mostra ti aiuta a fermarti e a pensare che devi riprendere in mano la tua vita, perché ci si fida troppo dei marchi e del pensiero degli altri e non ci si ferma a pensare a ciò che si vuole veramente e a ciò che può essere più giusto per la propria vita. Con la nostra opera vogliamo dare questo senso di straniamento che ci colpisce nel momento in cui vediamo che l'apparenza, che molto spesso mettiamo in primo piano, non rappresenta la realtà effettiva che sta dietro le cose. Ho un atteggiamento poco seriale verso la condivisione di immagini, video e di contenuti in generale, mentre invece vedo che per la maggior parte delle persone non è così, ricadendo così nella serialità. Non si può fare niente per eliminarle, e il voler raggiungere un mondo privo di etichette è fondamentalmente un'utopia che l'uomo cerca di perseguire da sempre, ma a cui non arriverà mai. Siamo partiti dai cookies, che sono una parte dell'internet, e con la nostra opera vogliamo esprimere la classificazione che c'è dietro tutti questi dati di ricerche che quotidianamente usiamo e cerchiamo col nostro telefono. Abbiamo semplicemente creato una visione ancora più estrema e negativa delle etichette, cercando di portare le persone alla formulazione di un pensiero sia negativo ma anche positivo.